Ciao, sono Lucio Pompili, ristorante Symposium 4 Stagioni di Cartoceto. Questa mattina ho fatto la spesa con i prodotti del nostro mare, della nostra terra, per Andrea Volpini. E adesso vediamo cosa sa fare questo ragazzo. Chef, che bella spesa che mi ha fatto oggi. Stamattina ho fatto un giro a Fano. Vedo. Cosa ti ho trovato? Gamberi. Scampi. Del conero poi. Sono fantastici. Buonissimi. E ci sono le vongole, rana pescatrice. Visti gli ingredienti, un bel brodetto. Che ne dice? Direi che è proprio la morte sua, però ci dobbiamo aggiungere. Ci aggiungiamo un po' di verdure, quindi. Sono d'accordo. Per fare un brodetto un po' campagnolo. Bene. Ok. Perfetto. Possiamo iniziare. Pescatore di collina. Esatto. Forza e coraggio. Iniziamo a preparare il brodo. Sì. Quindi sedano, carota e poi cipolla. E cipolla. Grande classico. Della cipolla cosa usiamo? Usiamo questa parte qui. Bravo. Usa il sopra. Ok. E quella parte sotto la lasciamo da mettere nel tegame. Quindi questa la mettiamo qua per dopo. Perfetto. Due pomodorini. Mettiamo anche due pomodorini. Dai. Ok. Ci metterei una foglia di limone e magari anche un pezzettino la punta del limone. Ok. E così farei anche con l'arancio che diventa bello profumato, agrumato. Olà. Qua. Ecco, l'acqua è già bella tiepida, mettiamo dentro le verdure. E così la prima parte è andata, pensa che una volta il fuoco tocca accenderlo, la legna, i carboni, era tutta una... Adesso invece, tac, e vedi? Intanto che sul fuoco c'è il brodo, iniziamo a preparare il nostro piatto. Quindi mi serve un po' di olio. Allora, avanti, iniziamo, vediamo che ci metti. Cipolla. Poi ci mettiamo l'aglio. Perfetto. Un po' di prezzemolo. Un po' di prezzemolo, le foglie e il gambetto. Ecco, perché poi questa padella andrà messa in mezzo al tavolo, da condividere. Bravo. Perché comunque nella nostra regione condividiamo il pasto con tutta la famiglia. Mettiamo dei pomodorini? Bene, è il momento giusto per dare un tocco di rosso. Un po' di colore, esatto. C'è il bianco, il verde, l'olio, guarda che meraviglia. Poi, ok, facciamo delle fette. Delle fette. Qui mettiamo un paio di fave e... Questa la mettiamo intera, quindi? Sì, perché vedi, il pisello è piccolo, la buccia è tenerissima e quindi c'è la possibilità che si cucini. Perfetto. Insieme. Allora, cominciamo a mettere i pesci. Ok. Ah, la seppia, meravigliosa. Prendiamo la rana pescatrice? Sì, bene, anche questa. Ok. La gallinella. Mazzola, testola, pesce capone. Mille nomi. Però ce ne metti di energia a tagliare sto pesce, eh? Sì, ci vuole. A questo punto mettiamo le vongole. Sì. E aggiungiamo questi come adesso tocco questo finale. Mi raccomando, è una roba delicata. Ci mettiamo un bicchiere di vino nel brodetto. Perfetto. Anzi, primo bicchiere lo diamo a lui, sì. Al signor Brodetta. E facciamo un bel cin cin alla buona riuscita del piatto. Del piatto. Alla salute. Eccolo qua, il brodo a questo punto è pronto. Perfetto. Lo mettiamo qua, ce ne mettiamo un bel paio di mestolate qua. Ok. Chiudiamo con un coperchio per cuocere meglio sia a vapore, quindi con il brodo, che con il fuoco, e mettiamo sul fuoco. Avanti. Là. Allora Andrea, guarda, il tempo che noi abbiamo pulito sto tavolo, esatto. Io sento... Un profumino. E allora, a sobbollire, vediamo. Pronto. Eccola qua. Oh, vediamo pronto? Un po' l'odore. Oh, guarda, me lo so attrezzato pure, eh. Partiamo dal brodino. Com'è? Sono curioso. Ha un profumo che sa di aria marina, di... verdure dell'orto e questo sottofondo agrumato, fantastico. Adesso però l'assaggio anch'io. Ah, te sei attrezzato pure te, sì, allora. Sì. Me l'assaggio avanti anch'io. Vedi, sento un po'. Guarda che hai fatto un bel lavoro, complimenti, bravo. Adesso cottura perfetta. Chiude. Teniamola in caldo. La mettiamo sul tavolo e la condividiamo.
Bravo, grazie. Alla prossima ricetta. Avanti. Grazie.